Carissimi amici, diversamente abili amici su Facebook, mi chiamo Sebastiano Cau, un ragazzo diversamente abile che sta allottando, che sta vivendo un moro di sfiga. Voglio fare un appello all'amministrazione comunale, sindaco e anche consigliere comunale, amministratori, soprattutto non mi hanno mai aiutato di avere il lavoro, non mi hanno mai aiutato di avere l'abbattimento delle barriere architettoniche, non mi hanno mai aiutato di avere l'assistenza ai diversamente abili. Allora voglio dire ai giornalisti, soprattutto, di raccontare le mie esperienze, la mia storia, soprattutto. Allora mi rivolgo ai giornalisti di occupare su questo caso. Ti posso dire, un sindaco mi ha sempre rifiutato dicendo: tu vuoto non mi hai dato perché tu nemmeno la tua famiglia per me e puoi morire. Una cosa vergognosa dire a queste cose a uno ragazzo diversamente abile. Allora voglio dire ai giornalisti, amici su Facebook, soprattutto di allertare su queste cose. Non siamo disabili di serie B, non siamo disabili di serie C, siamo disabili di serie A. Non siamo un animale, non siamo essere buttati nella spazzatura. Allora voglio dire alla gente, ai giornalisti, ai politici che fanno orecchie da mercante, soprattutto. Allora voglio dire ai giornalisti di occupare su questo caso, di occupare della disabilità come a me. Mi hanno preso in giro per tanti anni. Io sono diplomato di segretario di amministrazione, ho su qualifica di computer, uso benissimo che la programmazione addirittura. Allora voglio dire ai giornalisti, anche a sindaco di Lentini a fa orecchie da mercante, anche le stipendie del cane non mi hanno mai aiutato perché io cerco di avere diritti nella vita, non siamo persone da buttare. Allora, quando nascono questi bambini che le facciamo morire? Allora, quando nascono le facciamo morire, no? È un peccato. Allora io voglio lavoro, voglio lavorare, voglio essere utile nella società. Ho bisogno del vostro sostegno, ho bisogno del vostro aiuto, amici giornalisti, amici su Facebook. Io ti lascio queste parole di dire avere coraggio e la forza di vivere, io spero la vita. Che figli come noi che non ne nascono più perché è difficile accettare la nostra sofferenza, è un male scaramento che può uccidere dentro una persona. Io ti lascio queste parole, amici giornalisti, amici su Facebook, un sindaco mi ha sempre rifiutato da 8 anni, non mi ha mai aiutato di avere lavoro, dicendo tu vuoto non mi hai dato e per me puoi morire. È una cosa vergognosa dire queste cose a uno ragazzo diversamente abile che sta vivendo un modo di frigo. Ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno del vostro sostegno, ho bisogno del vostro aiuto soprattutto. Io ti lascio con queste parole, avere coraggio, la forza, la voglia di vivere.